Bene, siamo di nuovo in videopresentazione come è d'uso in questi tempi di Covid-19 e meno male che abbiamo la possibilità di utilizzare questo strumento per far conoscere novità editoriali e iniziative dei nostri amici. Oggi sono particolarmente contento di presentare il settimo romanzo storico di Enrico Giustacchini, Il giudice Albertano e il caso del suonatore della notte, pubblicato da Libere Edizioni da poco, è la nuova avventura del giudice investigatore in un medioevo ricche di sorprese. Come dicevo, è il settimo episodio con una ricca appendice storica, perché tutti i romanzi di questo personaggio, che in realtà non è un personaggio inventato, ma è un personaggio storicamente esistito, sono caratterizzati da una grande ricerca storica che ambienta i vari episodi, la saga del giudice Albertano in ambito bresciano intorno al XIII secolo. E a questo punto io mi taccio e do la parola a Enrico Giustacchini che ci parlerà di questa nuova avventura del giudice Albertano. Prego, Enrico. Grazie Maurizio, grazie a te per l'invito, grazie per l'opportunità che Italia Medievale mi dà di raccontare un po' questa avventura letteraria, questa avventura editoriale che dura già da 7 anni e speriamo possa proseguire anche in futuro. Siamo infatti al settimo romanzo, uno all'anno, che ha per protagonista questo curioso investigatore seriale, una sorta di Sherlock Holmes precipitato nel XIII secolo. E come già vi ha anticipato Maurizio, è interessante, credo, sottolineare, per chi non lo sapesse, che il personaggio, che è una figura storica, un personaggio realmente esistito, bene lo sanno gli appassionati di Medioevo. Albertano da Brescia è un letterato, è un giurista, un uomo politico, anche un diplomatico, vissuto appunto nel XIII secolo e di grande rilievo nella vicenda culturale medievale, non solo bresciana, non solo italiana, ma europea. Basti pensare che i trattati scritti da Albertano da Brescia, i tre trattati scritti da Albertano da Brescia e anche i cinque sermoni che pure lui scrisse, hanno goduto già in sua vita e poi nei secoli successivi di una grande fortuna, erano un po' dei bestseller di allora, e hanno ispirato autori come Brunetto Latini e Geoffrey Chaucer, che addirittura ha tradotto uno dei trattati di Albertano, il Liber Consolationis et Consilii, e apportandovi solo alcune piccole modifiche, trasformandolo in uno dei celeberrimi racconti di Canterbury, ecco, quindi nell'opera chiave, nell'opera che segna la nascita sostanzialmente della letteratura inglese. Ecco, pensare che uno di questi racconti in realtà è stato ampiamente ripreso da un trattato del nostro Albertano è sicuramente una notizia di grande interesse. Albertano era anche un giudice di profondo acume e spirito di osservazione, come possiamo dedurre indirettamente dalle sue opere, e quindi mi è sembrato interessante, mi è sembrato divertente anche trasformarlo appunto in un investigatore. Se i casi che Albertano affronta sono evidentemente opera di fantasia, è pur vero che il contesto storico è molto documentato da parte mia. Ecco, uso il termine contesto e non cornice perché la cornice dà l'idea di qualcosa comunque di esteriore. Il contesto ci dice che i miei romanzi sono profondamente calati nella realtà del tempo.
in particolare nella realtà bresciana, perché Albertano ha operato prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente nel territorio bresciano. Non escludo in futuro di far muovere il mio Albertano anche in scenari diversi. Ecco, se pensiamo che Albertano ha con ogni probabilità compiuto i suoi studi giuridici nella celeberrima Università di Bologna, se pensiamo che Albertano è stato inviato del Comune di Brescia alla famosa assemblea plenaria della Seconda Lega Lombarda che intendeva opporsi a Federico II, se pensiamo ancora che Albertano è stato per un anno assessor del Podestà di Genova, quindi di una delle principali città europee all'epoca, scrivendo qui tra l'altro uno dei suoi celebri sermoni, ecco, abbiamo forse degli spunti anche per far uscire Albertano da quella che è la dimensione bresciana, che era comunque allora una dimensione di notevole rilevanza. Brescia, sappiamo, era la principale alleata di Milano, poi negli anni, ecco, alla fine degli anni 30 di quel secolo, insomma, celeberrimo assedio di Brescia, ecco, era diventata una delle città di punta, uno dei comuni di punta nella lotta contro l'imperatore. Aggiungo, poi chiudo qui la parentesi biografica, che Albertano scrive il primo dei suoi trattati nel 1238 a Cremona, mentre è prigioniero proprio di Federico II. Albertano era stato chiamato a presidiare il castrum di Gavardo, quindi in una zona strategica tra pianura e lago di, tra pianura bresciana e lago di Garda, e viene catturato dalle truppe di Federico II e condotto appunto a Cremona in prigionia, e quindi in questo periodo ha tempo per scrivere il primo dei suoi trattati. Ci sono delle suggestioni letterarie comunque non del tutto implausibili, che ci fanno immaginare che Albertano abbia potuto anche incontrare di persona Federico II, e chissà, essendo entrambi intellettuali, che al di là della rivalità politica non sia nata magari comunque una sorta di amichevole collaborazione in qualche modo, ecco, che si potrebbe desumere anche dal fatto che Albertano in prigionia ha potuto attingere a una grande messe di opere che lui cita poi nel suo trattato, e pare difficile credere che abbia potuto agire così a memoria. È probabile che abbia, quasi anzi certo, che abbia potuto consultare una ricca biblioteca, chissà, magari, questa, ripeto, non è solo una suggestione, la biblioteca stessa dell'imperatore, ma chi lo sa. Entriamo poi adesso nel merito invece di questo settimo romanzo. Qualcuno di voi magari ha letto, ne ha letti alcuni dei precedenti, quindi mi scuserà magari se mi ripeto, però ecco, ci tengo a sottolineare appunto che pur trattandosi di gialli che rientrano nel filone, magari oggi un po' meno praticato del passato, del cosiddetto giallo classico deduttivo, il giallo alla Conan Doyle, alla Agatha Christie, ecco, per dire alla Hillary Queen, dove c'è un delitto e un'indagine che porta inevitabilmente alla scoperta del colpevole e alla scoperta anche delle modalità in cui il delitto è stato compiuto, sulla base dell'analisi degli indizi, sulla base dell'ascolto delle testimonianze, e poi con un ragionamento di tipo appunto logico-deduttivo, ecco, quindi siamo perfettamente nel filone del giallo classico. Albertano agisce proprio come i grandi investigatori della letteratura di questo genere, ecco, pur in questa struttura eminentemente letteraria delle mie opere, ecco, il dato dell'ambientazione storica è fondamentale e profondamente documentato. Così è anche in questo settimo romanzo, Il caso del suonatore nella notte, che è ambientato nella Francia corta che tutti conosciamo, grazie in particolare ai monaci
ai monaci dei diversi cenobi che erano attivi nella zona, aperti nella zona, si coltivava con grande cura e con grande ricerca della perfezione. La vite, e si produceva vino già di grande qualità. Questo è documentato. È documentato. La storia si svolge in particolare a Rodengo, appunto in Franciacorta, nel Bresciano, a Rodengo dove c'era una, dove da oltre un secolo c'era un monastero benedettino di grande rilevanza, anche economica, oltre che politica e religiosa. E la vicenda di questo monastero, la presenza di questo monastero è incombente nel mio romanzo, e addirittura entrano a un certo punto in scena alcuni monaci che sono personaggi storici. Ecco, sono riuscito a recuperare i nominativi dei monaci che nel 1248, che è l'anno in cui si svolge la vicenda, erano presenti nel monastero cluniacense di Rodengo. Il nome del priore, il nome del presbitero, il nome degli altri monaci. E questo credo sia una piccola chicca anche dal punto di vista storico. Dicevo che il monastero e i suoi abitanti hanno un ruolo importante nella vicenda, ma insieme ha un ruolo assolutamente importante, se non preminente, un'altra vicenda che con Brescia ha poco a che vedere, ma che io riesco a far ricollegare nel modo che non vi anticipo, perché trattandosi di un giallo, ecco, dovrò in questo mio intervento essere molto, molto, molto discreto. La vicenda, ripeto, all'apparenza sembrerebbe non aver nulla a che vedere con la campagna e le colline della Franciacorta, ma vi rientrerà, è quella di un libro scritto proprio pochi anni prima da un ingegnere arabo. Anche in questo caso stiamo parlando di una vicenda storica, quindi assolutamente vera, reale. Questo ingegnere arabo si chiamava Al-Jazari, viveva nella Jazira, regione che oggi è, il cui territorio oggi è diviso tra la Turchia, la Siria e l'Iraq. Allora era un unicum dal punto di vista politico. In una delle corti della Jazira, questo Al-Jazari, cosa faceva per guadagnarsi il pane? Costruiva automi, robot medievali, ecco, automi di straordinaria genialità, ecco. Per allietare le corti, quindi c'erano schiavi che maneggiavano la spada, suonatori che suonavano vari strumenti, naturalmente tutti automi, quindi tutte meccanismi, tutte costruzioni di tipo meccanico. Negli ultimi anni della sua vita, proprio all'inizio del XIII secolo, Al-Jazari, su invito del sultano presso cui prestava servizio, scrive un trattato, il libro degli ingegnosi meccanismi, sarebbe tradotto in italiano, in cui spiega dettagliatamente come erano costruiti i suoi automi, quasi una sorta di manuale. Per fortuna sono arrivati fino a noi alcuni codici manoscritti con la trascrizione di questo testo, accompagnati da tavole, da illustrazioni molto dettagliate. Ecco, non vi dirò il motivo, ma vi anticipo che questo trattato straordinario e misconosciuto, direi, conosciuto da pochissimi, entra profondamente nella narrazione.
troverete anche alcune descrizioni degli automi che io, insomma, in qualche modo, anzi, in modo assolutamente preciso, ho trascritto. Entrano profondamente nella narrazione, ecco, una piccola anticipazione ve la posso fare da questo punto di vista, perché il delitto che si consuma a Rodengo e che apre la narrazione di questo mio romanzo, all'apparenza, inverosimilmente, ma un testimone parrebbe affermare in modo tassativo la verosimiglianza di questa cosa, di questo delitto sarebbe stato compiuto non da un uomo in carne ed ossa, come afferma il testimone, ma da un automa. Albertano, chiamato immediatamente, vista la sua chiara fama, a indagare, si convince quasi subito che gatta ci cova, ecco, anche perché, ecco, che un automa possa arrivare addirittura a compiere un delitto, per quanto fossero perfezionati gli automi all'epoca, specialmente quelli ideati da Al-Jazari, appare, ripeto, abbastanza inverosimile. Albertano non ci crede e comincia, come è suo solito, a indagare a fondo. E arriverà alla verità, come sempre, Poirot nei gialli di Agatha Christie dice: uso le mie celluline grigie. Ecco, anche Albertano usa le sue celluline grigie, anche perché non ha a disposizione grandi strumenti tecnologici come oggi gli investigatori, quindi utilizza prevalentemente la sua straordinaria capacità raziocinante. E anche stavolta, questo ve lo confermo, arriverà alla soluzione, che, come in tutti i miei libri, è una soluzione assolutamente razionale. Quindi tutto quaglia alla fine. Aggiungo che, come sempre nei miei romanzi, il lettore è in grado di arrivare alla soluzione, perché io non baro con il lettore, gli propino man mano i vari indizi, e quindi, insomma, da parte mia c'è sempre un po' anche una sfida al mio lettore rispetto alla capacità di arrivare, di compiere lo stesso ragionamento che ha compiuto il giudice Albertani. Vi dico con un pochino di forse di presunzione da parte mia, che non è sempre facile arrivare alla soluzione. I miei lettori me lo confermano. Cosa possiamo aggiungere? Ecco, visto che sto parlando piacevolmente con appassionati di Medioevo, ecco, aggiungerei ancora un aspetto che rientra, seppur marginalmente, nel libro, ma che secondo me merita di essere evidenziato. A un certo punto, o meglio, all'inizio del libro, prima che Albertano venga chiamato a Rodengo a indagare, lo scopriamo nella sua casa di Brescia, a colloquio con i suoi familiari e con Berengario, che i miei lettori lo sanno, è un po' una sorta di dottor Watson che accompagna sempre e collabora con Albertano nelle sue indagini. Ecco, la discussione che si svolge a casa di Albertano parte da un presupposto, ecco, parte da un dato di fatto. Albertano, e anche questo è un dato storico, in quell'anno, nel 1248, scrive uno dei suoi sermoni. È un sermone dedicato al tema della povertà. Albertano è un seguace del francescanesimo, mi riferisco naturalmente all'Albertano personaggio storico. È un seguace del francescanesimo da laico. Albertano ha moglie e tre figli, quindi, ecco, non è un religioso, ma è stato profondamente colpito, probabilmente fin dagli anni della giovinezza trascorsi a Bologna, dal messaggio di San Francesco d'Assisi. E porta queste idee di profondo rinnovamento anche nelle sue opere. In particolare, in questo sermone,
esamina il tema della povertà con degli accenti assolutamente rivoluzionari. Bene lo ha evidenziato, credo, lo scorso anno Marina Gazzini, un'importante storica del Medioevo, in uno dei suoi trattati. Albertano, in questo sermone, a un certo punto dice che qualora, cito non testualmente, ma il senso è quello, qualora i potenti divengano prepotenti e quindi opprimano i poveri, bisogna stare dalla parte dei poveri, non dalla parte dei potenti. È un messaggio assolutamente rivoluzionario, pieno appunto di riferimenti al francescanesimo. La carica rivoluzionaria è evidente, ma quando nel mio racconto Berengari, un po' preoccupato da questa deriva rivoluzionaria del suo amico Albertano, dice: ma stai attento a quello che scrivi, perché poi qualcuno potrebbe sentirsi chiamato in causa. Albertano dice: ma guarda che queste cose, che questa frase io l'ho trovata nella Bibbia, e difatti è una citazione di un salmo della Bibbia. Quindi Albertano rivendica la legittimità della sua affermazione. E poi continua parlando, visto che Albertano, anche questo è un dato storico, aveva un figlio che svolgeva la professione di medico, di chirurgo per la precisione, viene iniziato un discorso sulla necessità che i medici, ma anche gli uomini di legge, quindi lui stesso lo era, si rendano disponibili a soccorrere e ad aiutare i più poveri, i più bisognosi, gratuitamente, con un messaggio che ancora oggi conserva una sua validità. Tra l'altro, io sono andato un po' a documentarmi, proprio in quegli anni in alcuni comuni si stava sviluppando il discorso dell'assistenza sanitaria gratuita per i più bisognosi. Alcuni decenni dopo, da alcuni documenti emerge che, per esempio, a Milano veniva garantita l'assistenza sanitaria gratuita ai più poveri, sostenuta e pagata dal comune. Ecco qui. Questi rimandi un pochino alla modernità della figura di Albertano per me costituiscono, ecco, un elemento di ulteriore interesse. Aggiungo e concludo, per non annoiarvi, ecco, che è sempre un grande piacere scrivere questi miei romanzi. Anche è una fatica, perché tutte le mie opere sono precedute, appunto, come si è intuito, da una lunga ricerca documentale. È un piacere, una fatica, e spero che i risultati possano essere graditi. Diciamo che fino ad oggi, ecco, i miei lettori mi hanno seguito. Il fatto che ogni anno sia qua a raccontare una nuova opera, forse è comunque la testimonianza, ecco, di un affetto che, da parte dei lettori, che continua nel tempo e che mi auguro proseguirà ancora per diversi anni. Io ti ringrazio per questa esposizione estremamente chiara e sintetica del tuo nuovo lavoro, della tua nuova fatica, di cui voglio ricordare ancora una volta il titolo: Il giudice Albertano e il caso del suonatore nella notte. Hai questi titoli che sono sempre evocativi e intriganti. Edito da Libere Edizioni, sono 168 pagine a 15 euro e potete anche acquistarlo online sul sito della casa editrice, che potete trovare all'indirizzo www.leliberedizioni.it. E potete così tuffarvi in un'avventura con una narrazione altrettanto scorrevole di quella con cui Enrico ci ha parlato del libro. Potete cercare di scoprire chi è il colpevole insieme al giudice Albertano, e sicuramente, se non l'avete già fatto, vi verrà voglia di andarvi a prendere anche i libri precedenti, perché una saga
che è giunta ormai alla settima opera, con un buon successo di pubblico e di acquirenti. Quindi, Enrico, ti ringrazio tantissimo di essere stato disponibile a questa presentazione. Volevo dire due cose, perché nel video vedrete anche dei disegni, delle tavole che tu mi hai inviato. Mi dici qualcosa su queste tavole? Sì, con molto piacere. Le tavole sono realizzate da Andrea Giustacchini, che tra parentesi è mio fratello, e che collabora con me in questa iniziativa fin dal primo romanzo. Ecco, quindi tutta la serie fino ad oggi è accompagnata da queste illustrazioni, che sono assolutamente originali e realizzate appositamente e pertinentemente ai miei romanzi, ma sono dal punto di vista stilistico ispirate all'arte del XIII secolo, in particolare alle miniature. Ecco, quindi trovate un giusto equilibrio tra modernità e rimando alla tradizione. Credo che non rappresentino solo un abbellimento, ma diventino costitutive, impreziosiscano in modo assoluto le pagine dei miei libri, che tra l'altro sono libri particolarmente curati anche dal punto di vista della grafica, e appunto abbiamo voluto essere molto 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 vicini anche nello spirito e nella struttura iconica ai tempi nei quali i romanzi sono ambientati. Quindi ecco, hai fatto bene, Maurizio, a sottolineare, perché credo veramente che rappresentino queste immagini una piccola chicca che va, come potrete vedere in alcune di queste, come avete potuto vedere in alcune di queste che sono scorse durante il mio racconto, ecco, meritano davvero di essere apprezzate. Bene, ti ringrazio tantissimo e sei già pronto per l'ottavo? Pronto? Sicuramente no, caro Maurizio, anche perché sto tirando un pochino il fiato, ecco, dopo il libro è appena uscito in questi giorni, e siamo già in realtà in fase di promozione, però ecco, è un impegno di tipo diverso. Ho molte idee che mi mulinano in testa, si tratta ora di raccoglierle, di in qualche modo di indirizzarle, ecco, ricordando appunto che è necessario creare il giusto equilibrio tra la narrazione, tra la vicenda gialla e il contesto storico in cui essa si svolge. Va bene, allora un saluto a tutti gli ascoltatori di questo video da parte di Italia Medievale. Un grazie a Enrico Giustacchini e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie davvero per il vostro invito. A presto, alla prossima occasione. Buona lettura.